le sue opere. Sì. È la prima volta che viene a Novara? Sì, per me è il primo anno che partecipo a Cartapestiamo, di Cartapestiamo, e ho scelto di partecipare perché riconosco in questo luogo un posto importante della tradizione della cartapesta. Ah, quindi queste opere sono tutte di cartapesta? Sono tutte in cartapesta, sì. Ah. Sono bravo. State realizzate con tecniche differenti, ma sempre a partire dalla carta stessa. Ok. E Nola, sai, i gigli? Certo, è nota per la tradizione dei gigli. Infatti questo poi è il mese della festa. Quindi la carta pesta è d'obbligo. Certo. È d'obbligo. E quindi sì. Tu ami. Sì, è un'arte che mi ha appassionato e che continuo ad investigare per scoprire insomma nuove diciamo, come ti chiami? Mi chiamo Anna Pallotta. Anna Pallotta. Allora, vogliamo descrivere un poco le tue opere? Sì, le mie opere, vabbè, di questa collezione sono principalmente degli animali scelti per la loro conformazione. E sono stati realizzati con colori molto forti per un effetto pop. Oh. E poi abbiamo il ciuccio del Napoli che è stato invece realizzato. Quindi è tuo anche il ciuccio? Sì. Mi è stato detto che è stato esposto per diversi mesi, eh? Sì, è stato per un anno esposto sui quartieri spagnoli ed è stato realizzato in occasione dello scudetto del Napoli, della vittoria del Napoli. Ma tu sei una tifosa del Napoli, eh? Certo. Okay.